Ciao Enrico, è Ciao arrivato, ciao. caro, aspetta che sistemo un attimo il supporto. Ottimo, sì, perché è sempre un po' difficile. Il mio era un po' pieno di polvere. Era un Eccoci, annetto. ci siamo carissimo. Enrico, grazie, grazie, grazie davvero. Io lo sai quanto sono entusiasta ogni volta che ti sento, mi mandi un messaggio, ti posso scrivere. Quindi sono contentissimo. Grazie. No, guarda, grazie a te ovviamente tutto è ricambiato, nel senso che sembrano convenevoli, ma in realtà, come dire, no. Ho avuto il privilegio, come ti dicevo, di recensire il tuo libro, Sì, grazie. e quindi ti ringrazio anche dell'anteprima, e poi ne parleremo, insomma, perché merita Sì. ovviamente un Grazie. approfondimento, e anche perché appunto è proprio tutta una serie di tocchi, tutta una serie di punti che secondo me cioè potrebbero essere tranquillamente il filo conduttore di ore di conversazione, ma che proveremo a sintetizzare Assolutamente, ma io ho un po' di domande per te poi, quindi tanto hai fatto una scaletta bellissima oggi, un post bellissimo. Infatti ti volevo scrivere, sono profondamente innamorato di te, lo dico pubblicamente, cioè proprio volevo, ho detto, ma sono scritto ti adoro, però Vabbè, sì, insomma, è volevo solo per farlo però. dare, cioè, quello che provo a fare è sempre tenere un sottofondo di pigliarsi un po' per il culo, no? Perché, Sì, mi stai. tra l'altro, una cosa che mi fa ridere, tanto per scaldare un attimo e aspettare la gente che avevo preparato, io mi preparo sempre i miei background, Sì. solamente che non avevo previsto che l'inquadratura fosse così stretta nella diretta Instagram, perché appunto la diretta Instagram fa molto lockdown, no? È vero. Respiri l'odore di pandemia e non mi ricordavo più com'era riuscita. Avevo preparato ho dei fiori dietro che però sono un po' decaduti, no? E era proprio il Fleur du Mal di Baudelaire, no? Che volevo dedicarti questo Wow, momento che... grazie. Ma dai, che poi tra l'altro, anni fa, quando era uscito Fleur du Mal della Dark Polo Gang, su Twitter, cosa che lì ho imparato in quel momento, mai fare ironia su Twitter, avevo scritto che è incredibile che viviamo in un'epoca in cui quando cerchi Fleur de Mal, nella SERP ti spunta fuori l'album della Dark Polo e non la raccolta di Baudelaire, no? Figurati, Lì. mi avranno risposto tipo 120 SEO incazzati, come direte. Dicendomi no, ma tu non sai come funziona. A me, cioè, mi stava spiegando, non sai, cioè, lì abbiamo capito che, come dire, l'ironia dei SEO è abbastanza rivedibile. Non si capiva. E beh, quando sei molto tecnico, magari a volte sei un po'. Ma no, certo, un attimo, cioè, dopo mi sono sentito in dovere, scusate, stavo scherzando. È fatto bene, siamo tutti un po' permalosi, quindi ci Un sta. attimo sì. Però, dai, io Enrico, guarda, io se posso permetterti, qua a fine alle 10 stasera, però credo che si C'è possa. Sanremo, poi rischi di fare Ma infatti, l'effetto Masterchef che non se l'è guardato nessuno ieri sera. ma o chi l'ha visto, perché bisogna capire invece chi l'ha visto cosa sta succedendo. Ottima, ma tu come se si può o non si può fare questa domanda con Sanremo, Vera Lab, come sta andando? C'è qualcosa top secret? Non si. No, bene, bene, dai, cioè, nel senso, vabbè, insomma, io ho. Come sai, mi occupo della parte di advertising di Veralab, e chiaramente Veralab quest'anno ha deciso di fare un passo, Wow, comunque. diciamo, alla faccia del multichannel, Sì. ok? E alla faccia del multichannel ha deciso di fare un passo molto, molto mainstream, che è proprio nella vocazione del marchio, cioè nel senso, vocazione del marchio è quello di fare a spallate, a forti spallate nell'ambito del Health and Beauty, e credo che la scelta di Sanremo sia forse il massimo apice sia del rischio, sia della scelta. Insomma, anche lì, da un punto di vista strategico, è abbastanza interessante, perché per il semplice fatto che tu devi ragionare, ovviamente, quando fai l'inserzionista, finalmente hai proprio la messa
in atto di quello che è la tua vocazione nel fare l'advertiser meta, cioè utilizzare meta come un layer di realtà. Cioè, perché? Perché questa layer di realtà, cioè questo filtro che tu metti alla realtà, trova la sua massima, il suo massimo apice, la sua massima vocazione in quella che si chiama double screen strategy. Cioè, tu parti dal presupposto che Sanremo tocca vertici da 12 milioni di spettatori e tu sai esattamente che tutti quei 12 milioni di spettatori guarderanno Sanremo con i tempi morti di Sanremo, con la volontà di socializzare Sanremo, ovviamente sempre con i social aperti, no? E Questo. quindi tu, la double screen strategy sta, double screen strategy che non è una novità del 2023, ovviamente si ragionava già una decina d'anni fa perlomeno, devi andare a lavorare su, come dire, l'intensità di segnale, la duplicazione del pattern televisivo lato mobile per rafforzare l'efficacia del messaggio. Ed è anche molto interessante come l'abbiamo fatto, perché tendenzialmente, come dire, anche seguendo i consigli di Meta, l'abbiamo fatto attraverso una cosa che una volta si chiamava Reach and Frequency, adesso si chiama Meta Moment, cioè quello di comprare delle impression non in asta, ma preventivamente, in modo tale da non entrare in un regime concorrenziale di potenziali CPM alti. Le compri in anticipo, le compri con un CPM al costo prefissato, magari un CPM tendenzialmente più caro, però ti È un assicuri. future. È un future. Ma è come scegliere un tasso fisso, un mutuo a tasso fisso invece che un mutuo a tasso variabile. Sai di non andare in una grande oscillazione e sai di comprare un volume di impression e quelle sono assicurate. Non solo compri un volume di impression, ma compri forse la cosa più sottovalutata nell'ecosistema Meta nel 2023, che è la frequency, cioè la frequenza dell'esposizione. Perché è sottovalutata? Per il semplice fatto che tendenzialmente per quella che è la mia esperienza, nelle mie consulenze, nel rapporto con i miei clienti, tutti quanti tendenzialmente lavorano a frequency molto molto basse, ok? La frequency è ovviamente il rapporto tra copertura e impression, cioè da quante persone raggiungo e quante volte le raggiungo. Il vizio è quello, soprattutto quando si dice puoi tenere una frequenza bassa in upper funnel, ma col cazzo devi pompare come un matto, Sono cioè d'accordissimo. per rimanere top of mind. Una frequenza ottimale è almeno dalle 2 alle 3 volte alla settimana, altrimenti c'è una totale dispersione, cioè le persone è come se non ti avessero visto, ovviamente, D'accordo. Guarda, no? E io quindi sono periodi ovviamente di lavoro intenso, però con delle soddisfazioni professionali di una gratificazione, di un'ampiezza che sono veramente uniche, proprio uniche, raramente. anche perché progetti del genere che puoi preacquistare, diciamo, il traffico, non è che lo fai con tutti gli e-commerce. E quindi, voglio dire, quando riesci a fare questi esperimenti è, dal punto di vista, no, professionista, eccezionale. Sì, è abbastanza interessante andare anche a lavorare in maniera leggermente disruptive come solitamente si fa, no? Perché solitamente, sai, l'andare di asta è abbastanza, come dire, nessuno lo mette in discussione. Boh, proviamo a metterlo in discussione. Chiaro, anche perché dopo c'hai i numeri, la cosa bella è che riesci a paragonare i numeri. Ma scusa, questa cosa qua, praticamente tu compri le impression, ma compri anche l'orario in cui devono essere erogate. C'è anche Compri questa attività. un'intensità, sì, compri un'intensità. Quindi tu sei sicuro che in quella fascia oraria, magari non so, sta 2 o 3 ore, In in quella quella giornata. giornata tu ti compri un tot numero di impression. Ammetto che non lo sapevo. Sincero, non lo sapevo. Credo che sia. Semplicemente vai sulle campagne, quando crei una campagna, vai su un selettore, tu dai per scontato di andare per asta, invece lì trovi un selettore, invece di andare per asta vai in reach and frequency. Quindi scusa, Che si è chiamano, si aperta. sono sempre chiamate campagne reach and frequency, però adesso c'è questa sfighettata di Meta che le chiama Meta Moment. Ah, ok, lì. Perché poi tu ci siamo confrontati diverse volte. Adesso anche l'hai fatto al webinar di Studio Samu, la prima volta che te l'ho visto parlare è stato lì, sulla frequenza. Cioè, e sulla reach, scusa, sulla reach soprattutto. Sei un fattore di questa strategia in questo momento, vero? O no? La stai usando Beh, ci devo parecchio. tanto, cioè, beh, provo a lavorarci, tendenzialmente provo a lavorare tanto
proviamo ovviamente a lavorare tanto su quella che è l'intensità, perché tendenzialmente, sai, anche qua, no? Riconduciamo questo ragionamento rispetto anche a quanto tu scrivi e a quanto tu produci. Cioè, il tuo libro ha due caratteristiche. La prima, dal mio punto di vista, è proprio due caratteristiche alla chiusura del titolo. Innanzitutto, tu non le chiami buyer personas, ma le chiami audience personas, e questo è abbastanza rivoluzionario, e questo è il titolo del tuo libro. E poi, ovviamente, citi il Massey Middle, no? Massey Middle, rendendo omaggio anche a un nostro comune amico che è Alessandro Gargiulo, segna quello che è ovviamente il collasso del funnel, cioè un collasso di una linearità nel processo di consumo. Quindi tot awareness, tot consideration, tot, come dire, tot conversion, e poi tot advocacy, se qualcuno diventa testimonial della propria esperienza di acquisto, no? Tutto comunque orientato all'acquisto. Massey Middle è un po' la distruzione di questo modello, dove si ribadisce che c'è talmente tanta confusione che forse l'architettura chiave di un percorso di conversione non sta molto molto in piedi. Quindi, se noi dovessimo seguire dei modelli di come dire, dei modelli basati sul funnel, dovremmo avere una, come dire, non così forte intensità di segnale di frequency in upper funnel, un po' più considerevole in middle funnel, e una pressione intensissima in fase di retargeting, ok? E invece viviamo un ecosistema nel 2023 dove il retargeting ha perso tantissimo segnale, quindi tutta questa pressione rischieremo di renderla molto ridondante, e poi siamo guidati da altri stimoli rispetto alla linearità di stimolo, approfondimento, acquisto. Quindi, proprio alla luce di questo, proviamo ad alzare l'intensità di segnale, a patto che il nostro segnale sia figo, cioè che sia un trigger point, che sia un trigger point veramente attivatore dell'attenzione, già a monte, ok? Già all'inizio, già in fase di primo contatto, proviamo a esercitare una pressione su un trigger point legacy ads, quindi leva di questa ads che sia su cui però siamo convinti del funzionamento, l'abbiamo testata, sappiamo che può funzionare, ok? Quindi, come dire, a maggior ragione copertura e frequenza riprendono nuova vigore, soprattutto le impression, ma attenzione, non le impression a caso, non fare tanto volume di impression, ma lavorarle su una frequency, ok? Cioè alzare la frequenza di esposizione del trigger point. Sì, perché praticamente io lavoro molto su questo, ho sempre lavorato, e adesso anche con i tuoi consigli, anche da quando ho visto quella live, ho visto anche un altro intervento da Francesco, il punto è, sto lavorando più anche sulla frequency in alto funnel, perché invece, come ho messo anche nel libro, io lavoro molto di frequency in retargeting, cioè una volta che ti ho, vedete, triggerato, e lo riesco a capire anche col dato di prima parte, perché adesso parliamo anche molti dati di prima parte, quindi all'interno del video, che sia 3 secondi, che sia 50% del video, capisco qual è il mio trigger, una volta che dopo hai triggerato con me, mi hai dato un segnale, un'azione, un comportamento che potenzialmente sei interessato, allora io cosa faccio? Vado molto, mi faccio vedere nel libro 6 blocchi di retargeting, in cui vado tantissimo in frequenza in esposizione, io vado anche oltre 8-10, vedo che a me mi performa 7-8-10, ma perché? Perché io retargeting non metto più due ads in croce, diciamo, certo. Ne metto hai anche 10. Pensate, certo. Certo. E quindi in realtà mi viene che la frequenza totale che ho seguito una persona, magari anche 10 a settimana, la totale sulla persona, ma se vado a vedere quante quella persona stessa ha visto mediamente le singole ads, quelle 10 magari l'ha visto una volta e mezzo, due volte, e quindi in questo modo non lo sto stressando, in teoria lo sto stimolando in modo diverso nell'arco del tempo. Questo perché? Perché secondo me, appunto, e poi sto allungando anche il periodo di retargeting, perché essendo che sei estremamente stimolato, sai che magari vieni triggerato da me, te ne vai a vedere la concorrenza, quindi secondo me hai bisogno poi anche di essere tanto andato in frequenza, e ho allungato anche il tempo. E con questo, però, con questi... Vai, scusami. No, cioè, sempre per... cioè, all'evento, c'è stato questo evento a Milano
organizzato da Francesco Agostinis, si intitolava Performance Summit, mi sembra fosse verso la fine di settembre o a metà settembre. C'è stata una frase bellissima con veramente una fortissima componente provocatoria di Alessandro Gargiulo, che ha detto una frase che veramente roba che me la sono ripetuta più e più volte dentro di me, e lui ha detto quando sei broad, upper fan, quindi in una sequenza di scoperta, di discovering di un prodotto, di un servizio, eccetera, ogni volta che fai copertura e la tua frequenza è superiore a 1, stai facendo retargeting. È micidiale, perché, come dire, tu pensi sempre al tuo retargeting, cioè andare a ristimolare qualcuno che ha già fatto un minimo di percorso e ti ha dato già un segnale di approvazione o di interesse, e questa è la tua dimensione del retargeting. Però, come dire, non coltivi mai quel pezzo di retargeting che fai nella fase di prospecting, quindi quando fai copertura, ok, in cui come dire, coltivi quel pezzo lì. È chiaro che si tratta di una fortissima, ha un elemento fortemente provocatorio, ma questo ti aiuta a, come dire, massimizzare l'intensità e la forza di quel segnale, quel trigger point che stai dando quando vai su un pubblico tendenzialmente sconosciuto, ok? Sì. Ed è anche il filo conduttore di tutti i nuovi prodotti Meta. Advantage Plus si basa esattamente su questo filo conduttore. Sì, allora, infatti questa cosa mi ha fatto molto molto pensare, sia quella che hai detto tu, poi anche quella che ha detto Gargiulo, cioè lavorare ancora di più. Invece prima, quando andavo in frequenza magari già 1.20, ho detto no, lo sto stressando perché non lo so, mi sembra sto saturando l'audience. Invece in realtà, se quel contenuto è pensato bene, perché soprattutto in teoria il contenuto di top of the funnel, concettualmente la prima volta che ti vede, almeno come le faccio io, come dice anche nel libro, cioè le faccio proprio divise per audience. Quindi cosa voglio dire con questo? Se ho il vino e ho il sommelier e ho invece a cui piace molto il vino, diciamo l'amante del vino che compro online, cavolo, posso... E quel contenuto per me, il primo è carico di contenuto, perché non mai visto prima, è un contenuto molto importante, ho speso molti soldi a livello del video, a livello di testo, quindi in realtà andare in frequenza, dico cavolo, lo valorizzo di più, cioè come se capitalizzassi quello sforzo che ho fatto di creare tutte le audience diverse, e per ogni audience, come la prima volta che mi vedi, è molto ciccioso quel contenuto, quindi in questo modo potenzialmente lo mi è venuto in mente, ho detto magari lo capitalizzo di più, in realtà sto facendo i test ed è corretto secondo me, poi dopo ognuno fa le sue cose. E su una cosa che ha detto quella volta che ci siamo anche confrontati con Gargiulo, perché poi appunto molte volte le cose si dicono anche per stimolare e tutto, no? Lui dice il retargeting è collassato. E io ho detto, io sono d'accordo, però è collassato a livello tecnico, non a livello strategico. Questo cosa voglio dire? E questo è importante secondo me, perché sennò se si dice solo che il retargeting è collassato perché non ci sono più dati di terze parti, vorrebbe dire non fare più retargeting, e dal mio punto di vista è completamente sbagliato, perché appunto vorrebbe dire non considerare appunto il messy middle, tutta la parte di ti ho sollecitato, non ho acquistato, sto guardando, sto comparando, sto valutando. Quindi è importante questa cosa. Però appunto è vero che è collassato a livello tecnico, perché lo sarà sempre la direzione di più, perché nelle performance max non puoi impostare la campagna di retargeting, però ad esempio nei 15 blocchettini che ti chiede di testo, io vado a mettere il testo sia per un pubblico nuovo ma anche per retargeting, quindi vuol dire che ci vado a mettere nel retargeting lo sconto, la recensione, la riprova sociale, più di 5.000 clienti e via dicendo. Quindi nella parte strategica lo penso, stessa cosa quando mi chiede le 20 foto nel performance max, li metto alle foto da retargeting. Poi spero, ma sono convinto, che ricostruisco anche nel libro, che l'intelligenza artificiale potenzialmente nutrita, prima il machine learning, l'intelligenza artificiale nutrita è più intelligente di me. Quindi sono sicuro che capisce dove mettere questo pezzo. E la stessa cosa con l'Advanced Plus, che ti chiede, non ti fa concettualmente, poi c'è il modo per impostare il retargeting. Ti chiede la quota di existing customer, e infatti, come sempre, devi sempre aggiungere nel reporting la tua audience di retargeting,
e aggiungere una quota di retargeting nell'Advantage Plus, sperando che l'algoritmo vada a piazzare, vada a piazzare la, vada a piazzare. È la stessa identica cosa, è lo stesso identico, la direzione, è lo stesso identico principio. Bravissimo. È il punto, quindi la direzione è questa, però ribadisco, secondo me collassato a livello tecnico, ma non strategico. Questo è fondamentale. Vorrei che passasse tanto questo messaggio, perché sennò ci sono solo... Allora, secondo me devono passare, non deve passare un messaggio, ne devono passare due. Certo, sì, sì, assolutamente. Allora, il primo è, come dire, il collasso del retargeting, quello deve passare. Cioè, assolutamente. Come dire, il paradiso su cui abbiamo campato per anni e anni, soprattutto in ambito meta, è un paradiso che adesso ci scordiamo, nel senso che le performance sono destinate, è come proprio... come dico sempre, citando Thanos, è ineluttabile che andiamo sempre verso performance peggiore. Perché? Perché ti stanno, obiettivamente, sia agenti endogeni, privacy, GDPR, eccetera, cioè esogeni che vengono dall'esterno, sia dall'interno, nello stesso che è stato addirittura Meta stesso per certi versi ad autolimitarsi prima del dovuto, c'è carenza di segnale. Quindi questo è il primo messaggio che deve passare, ed è corretto, cioè devi lavorare sul potenziamento del segnale. Perché? Perché il tuo retargeting è destinato a perderlo, ok? E poi deve passarne un altro, significa che non è morto, ecco, cioè, tra i tanti morti che tendenzialmente elenchiamo, quindi se non è morto, come dire, la tua sequenza di retargeting deve evolversi, deve evolversi. Deve assolutamente evolversi, deve essere, come dire, più rispettosa della tipo, non basta un segnale, non basta, come dire, l'approccio quantitativo del segnale, cioè c'è stato quel segnale, serve l'approccio qualitativo di quel segnale, nel senso che ho bisogno di un'analisi qualitativa, dove è arrivato quel segnale, che tipo di segnale, qual è la tipologia di leva, di retargeting che funziona meglio, cioè su un determinato cluster. Dobbiamo anche accompagnarlo nelle singole leve, dobbiamo immaginare leva 1, che risultato ha dato? Sì, no? Se sì, passiamo a leva 2, che segnale ha dato? Sì, no? Se sì, passiamo a leva 3, che è la leva conclusiva. Cioè, abbiamo step di retargeting. Sì, è il punto è questo, cioè, adesso visto che c'è anche Jacopo Matteuzzi, che lo dico sempre, adesso secondo me è ragionare in ottica meta e ragionare come la SEO. Cioè, lavori, devi ragionare sia in ottica dell'algoritmo, cosa è successo, cosa è cambiato, come funziona oggi, e sia appunto in ottica dell'utente, quali sono le leve che funzionano, quali sono i contenuti che funzionano. Questo è fondamentale, quindi appunto è cambiato solo, cioè il nostro lavoro sta cambiando nel modo di ragionare e affrontare l'algoritmo, anche perché un grafico molto bello che tu lo porti da tempo, cioè tu hai il privilegio, il merito, di fare le riunioni segrete con Facebook, perché ti chiamano e porti sempre questi grafici che aggiorna Facebook, che fa vedere che prima Facebook era una macchina, no, da interazione, poi è arrivata una macchina da conversione, e adesso quello bello che c'è è che ti fa vedere che è rimasta siccome una macchina da conversione, come si dichiara, però c'è tre passaggi, c'ha il tracciamento, la parte di conversion, andare a prendere, di attrarre pubblico nuovo, ma poi ti dice che per convertirlo, cioè questo grafichino che riporti nel libro, ti dice devi lavorare tanto di contenuto, tanto devi sfruttare la parte di brand, tanti formati, dal carosello ai video, poi ovviamente si va a realtà aumentata, se ne mette tutti dentro, le stories, le dirette, perché appunto arrivare a una conversione, cioè magari chi compra il libro martedì quando esce, è perché è passato dall'ads, che l'ha portato qua, dalle stories, che l'ha portato qua oggi, questo è un contenuto, diciamo, brand, per poi martedì, quando esce il libro, poi converte. E questo... Allora, sì, sono d'accordo, ma secondo me è il momento di andare ancora più deep, più profondi. Cioè, vai. Ti spiego. Quando tu dici lavorare di contenuto, nella maggior parte delle volte... come dire, copri con una maschera che è lavorare di contenuto qualcosa che vuol dire tutto, vuol dire un cazzo. Okay? Assolutamente. Quindi, come dire, io a costo di sembrare un po' accademico, farei un passo indietro. Cioè, farei un passo, anzi, superiore. Prima di lavorare di contenuto, bisogna lavorare di concetto. Quindi io faccio tre passaggi.
concetto contenuto ads. Cosa vuol dire? Il contenuto, se non lo fai dipendere da un concetto, rimane qualcosa di molto posticcio. Cosa intendo? Io comincio a classificare per categorie di concetto le tipologie di contenuto che voglio produrre. Cioè, qual è il mio obiettivo? Per esempio, concetto, classico concetto, guardo un cliente e dico, penso al concetto numero uno, FOMO, Fear of Missing Out. C'è per questo cliente la possibilità di utilizzare FOMO? Cioè, sto lavorando per una palestra di fitness, dove tutti quanti lavorano su dei contenuti che sono dei contenuti estemporanei, buttati là, sempre i soliti, eccetera. Proviamo invece a lavorare di concetto, cioè fear of missing out. Che cosa ti stai perdendo se non sei sul pezzo di questa palestra? Esattamente come accade quando qualcuno parla di una serie televisiva, ok? E tu non l'hai vista, è drammatico, ok? Quindi, di base, come posso applicare il concetto FOMO a una palestra di Pilates, ok? Una volta che ho ragionato su sono una tribù, ho caratteristiche da tribù, posso escludere qualcuno? Posso diventare classista? Cioè posso mostrare qualcosa che mi faccia appartenere a una classe sociale, che mi dia uno status che qualcuno non ha? Questo è concetto, non è contenuto. Poi naturalmente provo a trasformare questo in un contenuto. A contenuti magari a, per certi versi anche autoreferenziali, dove le persone dicono ma che cazzo è sta roba, ok? Che viene, vengono capite all'interno della mia palestra, oppure posso lavorare su sentirmi escluso perché non partecipo. Per esempio, lavoro per un marchio di gluten free, no? Mm-hmm. Gluten free tendenzialmente lo puoi intendere come un pain point classico, concetto pain point, punto di dolore delle persone, ok? Okay. Benissimo. Ma se noi, quindi concetto, e quindi concetto pain point, le persone hanno un punto di dolore, hanno un punto di sofferenza, che è la celiachia, ok? E poi trasformi questo in tutta una serie di contenuti, e i contenuti si trasformano in ads. La domanda è, giochiamo, divertiamoci, perché non fare FOMO sul gluten free? Cioè, perché non trasformare il cibarsi gluten free in qualcosa di estremamente esclusivo che gli altri... No, a cui gli altri non hanno accesso? È come quando le associazioni che hanno problemi di sordità non si considerano sordi, ma si considerano con un altro approccio alla vita, ok? Okay. Con un'altra sensibilità. Cioè, come dire, lavoriamo in chiave un po' più intellettuale rispetto all'idea di produrre contenuto, perché sennò sono lì, cioè, sennò sei lì a cagare fuori i contenuti su ChatGPT o sul playground di OpenAI, e lì te li fai... Cioè, quello che non potrà mai fare l'intelligenza artificiale è lavorare di concetto, no? Sì, e infatti... Poi... Scusami. No, è quello... Quindi hai FOMO, classismo, hai, per esempio, prima e dopo, cioè il concetto della trasformazione, il tentativo è andare oltre Cialdini, andare oltre la scarsità o quelle tattichette, provare a lavorare un po' più in alto, un po' più a livello concettuale. Una volta che risolvi questo, creare contenuto e di conseguenza ads diventa veramente avere il mastering di un... Di tutto quello che è l'universo mondo dei trigger point. Assolutamente, ma infatti io anche quello che c'è non è così un concetto chiarissimo, perché è ancora mio molto personale, ma non faccio fatica a stenderlo bene, però più o meno è quello che accade in un brainstorming. Io prima in un brainstorming lavoro di concetto e poi lo trasformo in un contenuto e poi lo trasformo in un advertising. Infatti, guarda, io quello che dico nel libro, spero di non, perché ti sta venendo un po' a scatti, spero che sono io, mi sentiate bene? Io ti sento perfettamente. Ottimo, ok, allora che ti vedo un po' a scatti. Guarda, io un po' l'obiettivo del libro è proprio questo, cioè dire che nonostante, quello che dicevi tu, nonostante l'algoritmo, la black box, virgolette, lavora da sola, ci chiede sempre meno a livello tecnico, però quello che non potrà mai sostituirci è appunto la parte analitica e strategica, ed è la parte anche, secondo me, più bella, l'evoluzione del nostro lavoro. E infatti quello che cerco di fare è, nel libro, portarti a creare un calderone di asset,
che per asset, come dice Google, insieme di foto, testi e video, che insieme formano una creative, formano un asset. Questo è quello da fare. Quindi ti cerco di portarti, appunto, darti prima le audience, le buyer personas quali sono, poi andarle a leggere nel pensiero. Quello che cerco di fare è proprio leggi nel pensiero di queste persone, e da qua appunto vengono fuori gli angoli e i trigger. Tu ci hai messo un livello in più che ci voglio poi ragionare, appunto, è la cosa dei concetti. Io quello che cerco di fare è capisco una persona, so chiaramente qual è il mio posizionamento, perché senza questo non vai da nessuna parte. Una volta che ho questi due elementi, creo gli angoli. Per me un angolo è una declinazione del posizionamento sulle diverse buyer personas. Guarda, ti faccio un esempio pratico di esattamente quello che sto. Cioè, tu lavori, cioè tu, nel senso, non tu in personale, tu proprio Massimo Giacchino, lavori su, da sempre, su un'analisi quali quantitativa. E uno degli aspetti qualitativi della tua analisi, soprattutto ribadito grande dentro audience persona, uno di questi aspetti, per esempio, è fare analisi qualitativa di tutto quello spettro di comunicazione visiva che c'è all'interno di un account Instagram di un tuo follower, giusto? Sì. Classico. Oppure di cosa si dice attorno a un hashtag, qual è la comunicazione visiva attorno a un hashtag. Tornando all'esempio gluten free, per insistere, se io fossi Massimo Giacchino vado a vedere com'è la vita gluten free di chi ha un problema legato o alla celiachia o a un'intolleranza non certificata, ma comunque sì. Lui, come dire, non mostrerà mai se stesso in chiave o poverino, io ti dimostro il mio pain point. Ok? Lui, come dire, tratterà questa specialità, tratterà questa diversità come un punto spesso di esibizione, cioè come un punto, altri no, però se io sono Massimo Giacchino vado a vedere questo punto e quindi inevitabilmente torni a casa mia, cioè torni al mio concetto che sta mostrando se stesso non in chiave pain point, cazzo ho un problema, no, c'è anche quello, ma c'è anche una dimensione, perdonami il passaggio, fra virgolette, perché bisogna sempre mettere virgolette a tutto, ho un privilegio. Sono speciale, ho una specialità, ho una caratteristica, ok? E quindi, come dire, il concetto deve anche lavorare nel farti produrre del contenuto orientato a un trigger point che è essere fiero di essere celiaco. Guarda, hai toccato un punto Questo fondamentale. per dirti come Massimo Giacchino, l'analisi di Massimo Giacchino ti aiuta a fare ingegneria inversa per andare, per risalire al concetto, come i salmoni, no? I salmoni non vanno controcorrente, Massimo, i salmoni risalgono la corrente, è un movimento armonico. Benissimo. Guarda, su questo io ho fatto un'analisi sul gluten free e su questa cosa che proprio tu dici, nella parte appunto analizzando gli hashtag, cosa viene fuori? Le mamme sono felicissime e fiere di aver fatto la merendina per il proprio figlio da portare a scuola. Cioè, questo è il risultato, voglio raggiungere. Quindi capisci che questo diventa per me, è diventato poi un angolo, è diventato una comunicazione. Cioè, questo è il risultato che puoi raggiungere con la nostra macchina del pane che fa la gluten free. Portare tuo figlio che non ha più problemi, non è più, non glielo puoi dire, però concettualmente rappresentare che è triste a scuola, ma anzi è felicissimo perché la tua merendina fatta con le tue mani, tu sei felicissima. Questo, secondo me, puoi andare a vendere il prodotto. E vengono fuori tutte queste parti qua. Per quello. Però io devo riuscire a mettere dentro questo concetto. Quando vedo queste cose, devo avere quei concetti per poi dopo, così riesco ancora a rafforzare di più, fare ancora più angoli e ancora più trigger. Quindi adesso ci penso su questa cosa. Invece, però, sulla cosa dei problemi, è vero che le persone difficilmente, a parte per alcune cose, comunque le persone si lamentano anche sui social, riesci non proprio perché sennò è proprio una manifestazione del. Perché c'è nome e cognome, ma dov'è che non c'è nome e cognome e dicono i loro problemi? Tutto sul mondo Google, cioè sul mondo Google, quindi vai con Answer the Public, Uber Suggest, lì cioè, ci sono tutti i loro problemi e ti dicono, ad esempio, adesso dico sempre in battuta, ma quando vai a vedere il Polase su
su Google, come le persone lo cercano? Lo cercano ovviamente per stanchezza, per anziani, per bambini, perché è legato ovviamente a, no, cosa fa il Polase, qual è il suo univalue proposition, il suo risultato che produce, che se è buttato fuori liquidi e bisogna reintegrare i sali minerali. Quindi stanchezza, magari l'anzianità, i bambini perché sudano tanto, e poi c'è anche per diarrea. Quindi questa cosa per diarrea ovviamente non la trovi all'interno di Instagram, ma la trovi lì. O ad esempio, un'altra cosa sempre sul Polase, magari alcune donne magari non lo cercano direttamente su Google, mi è capitato come ricerca proprio Polase, non c'era su Answer the Public, ma Polase per menopausa l'ho trovato invece all'interno di Amazon, come ricerca. Una di Amazon, certo. Sì, e invece sul Polase dello sport, cosa ho trovato su Instagram? Le persone gasatissime che fanno ultra sport e quindi prendono il Polase e fanno vedere che hanno preso il Polase. Quindi dopo, a seconda della piattaforma in cui sei, è importante appunto riuscire a fare questa analisi delle audience personas. Io ne faccio vedere 7 di passaggi, tutti gratuiti, all'interno del libro, perché appunto con uno potrebbe essere limitativo, perché come dicevi tu, sui social faccio vedere solo una parte di me, non faccio vedere tutto. Quindi facendo tutti i 7, tutto in questo caso ho messi 7, possono essere 10, possono essere 2, a seconda di come uno se lo porta nel proprio lavoro, però è fondamentale, perché le persone se no sono... ci limitiamo, ovviamente. Sì, è interessante poi che fai un'evoluzione della tua mappa dell'empatia, no? Cioè... Sì, per me quella è fondamentale, cioè appunto per creare contenuti. Come dicevi tu prima, hai fatto un esempio molto, molto, molto importante, cioè io magari voglio parlare a un certo tipo di persone che fanno palestra in un certo modo, io uso una parola che qualcuno esclude perché non lo capisci, cioè, ma cos'è questa roba qua? Altri no, lo fomenti, lo gasi, lo porti dentro, si identifica. E questo per me è un concetto fondamentale, cioè per me l'ADS appunto è fatta da il posizionamento. Senza posizionamento per me è un ads, cioè sotto l'iceberg dell'ads, cioè il posizionamento, ci sono le buyer personas che poi dopo vengono messi, portati in angoli e in trigger, perché il trigger è ciò che attiva un angolo. E dopo di questo mi sono perso, però sulla mappa dell'empatia, ecco, sì, con questi 4 elementi. Dopo, qual è il mio tarlo che ho adesso? È andare in identificazione col target. Perché quando faccio un ads, appunto, secondo me, come dicevo prima, lavoriamo in due modi. Da una parte per farci piacere e capire dall'algoritmo. Quindi io devo, magari nel copy, come un po' la SEO, deve capire sei un medico, sei gluten free. Cioè, con quello vado a targetizzare col copy, vado a targetizzare con le foto. Posso vedere nel libro, dimostro i documenti di Facebook che dicono che taggano un divano, ma non solo che è un divano grigio minimalista, quindi taggano anche lo stile. All'interno dei video taggano anche i movimenti che facciamo, oltre gli oggetti che ci sono. Quindi un abbraccio, tagga che è un abbraccio, contestualmente lui tagga un'emozione, cioè un sorriso, tagga un'emozione. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo. Ma poi, e con questo noi indirizziamo, no, un modo di targetizzare, dal mio punto di vista, il modo di fare targeting concettualmente all'interno dell'ecosistema Facebook. Quindi con questo modo lui va a prendere un audience, un bacino grande, ma poi come faccio ad arrivare al cliente potenziale? È perché ho creato tante ad che identificano i diversi target. Quindi, passo nel libro, bambino, logopedista, genitore, bambino, sono diciamo le 3 parole che dovrebbero aiutare Facebook a capire che vuole l'audience genitori. Poi dopo, siccome non vado più a targetizzare come facevamo prima, bimbo di 2 anni che lo andavi a fare, nel copy scrivo, hai un bambino di 2 anni che ancora non parla, tuo figlio elementare ancora non legge, concettualmente la persona che ha il bambino elementare che non legge si identifica in questo e quindi potenzialmente si ferma, mentre in quei 2 anni non si è fermata perché non ha questo problema, e viceversa. Io sto ragionando in questo modo, non so se anche tu stai facendo questa parte qua, concettualmente. Sì, assolutamente, nel senso che, voilà, sempre per dare... ero ospite a Social Media Strategies a Bologna con uno speech breve, ma insomma abbastanza intenso, e raccontavo di come... raccontò un speech in realtà di come uno dei miei grandi maestri, che è questo Henry Jenkins, sociologo inglese, abbia tracciato una mappa su 2 assi del contenuto, no? Lui dice... perché il contenuto possa essere, chiamiamolo virale, perché è un libro scritto negli anni 90, no? Quindi c'è ancora post anni 90, quindi comunque c'è ancora l'idea della viralità. Però, come dire,
è figo andare a ripescare un concetto totalmente distante nel tempo. E lui dice una cosa interessante, che il contenuto, pensa, non esistevano i social, il contenuto deve avere due assi. Un asse è quello della drillability, l'asse verticale, e l'asse della spreadability, cioè la capacità di espandersi in orizzontale. La cosa interessante è che lui, quello della spreadability è facilmente intuibile, nel senso che quando tu Assolutamente. lavori con gli ads devi pensare al formato, alla riprova sociale, alla delivery, al budget, ma quello su cui non puoi intervenire è la verticalità. E lui dice che ci sono. Cos'è la verticalità? Il livello di commitment che hai tu con quel contenuto che vedi. Cioè, io vedo un'inserzione e dici: qual è il mio livello di profondità rispetto a quell'inserzione? E lui dice ci sono tre modi, cioè ci sono tre modi di rapportarsi a contenuto. Un contenuto confermativo, cioè cazzo, mi identifico in quell'inserzione. L'atteggiamento neutro, cioè zero, ok? Quindi reazione zero a quel contenuto e la resistenza fortissima a quel contenuto. E Harry Jenkins cosa ti dice? Che la cosa peggiore è l'atteggiamento neutro, ovviamente, no? Cioè, nel senso, l'atteggiamento neutro lo scopri come, Non si può. ok? Scopri i nostri nuovi modi, vieni a trovarci in fiera allo stand A4, eccetera. No, non te ne frega un cazzo nessuno di venirti a trovare in fiera, cioè perché dovrei venirti a trovare? Cioè, cosa, mi offri un caffè, cioè, ho qualcosa, qualche vantaggio? Cioè, come dire, quello è essere, vieni, iscriviti alla mia palestra, ma perché? Cioè, quello è il grado zero, la totale neutralità. E lui dice... Il lavoro di mimesi, cioè il fatto che io mi identifichi, è esattamente quello che mi stai dicendo tu, cioè, come dire, mi identifico perché? Perché condivido un punto di preoccupazione, mi stai risolvendo un problema, mi stai dando qualcosa di utile, eccetera, mi fai sorridere, mi generi empatia in un determinato momento storico in cui sono depresso, eccetera, eccetera, eccetera. Sottovalutiamo tutto l'aspetto estremamente resistente. Cioè, dar fastidio a qualcuno, paradossalmente. Mi spiego, se io sono una palestra, posso lavorare nell'identificazione del cliente della palestra, ma posso anche lavorare nella non identificazione del cliente che non voglio, non voglio che venga in questa mia palestra. Cioè, attraverso la resistenza io genero target, ok? E sono dei filoni che su TikTok sto vedendo tantissimo. Cioè, su TikTok, spesso e volentieri, tutto è un tutorial negativo, le cose che non devi fare, le cose che non devi mangiare. Seguo questi nutrizionisti partono dall'idea, ti danno, ah, guarda, mi hanno dato in mano questa crema di nocciole che dicono che è pura nocciola. Il nutrizionista ti dice, ti stanno dicendo stronzate perché è vero che sono pure nocciole, ma hanno un sacco di grassi aggiunti, ok? Cioè, come dire, non sottovalutiamo anche l'elemento resistente, l'elemento di esclusività, l'elemento per lasciare fuori le persone. Quindi non solamente identificazione, ma anche resistenza. Guarda, sempre delle cose, come dicevo all'inizio, quando parli poi mi dai degli spunti che me ne porto per mesi, quindi anche su questo qua ci devo lavorare, perché appunto Come io adesso... dire, scusami, parlo Vabbè. sempre io, scusami, dopo basta, giuro, No, smetto di ma fare che? mansplaining. Sto prendendo dei gran Smetto di fare appunti. mansplaining. Questa è una cosa che convera la impari immediatamente perché non sei ecumenico, non stai parlando a tutti, ok? Cioè, Stai parlando alle fagiane, come le chiese, il suo gruppo. esattamente. E come lo applichi con VegaLab, lo puoi applicare in mille altre situazioni, ok? Sì, guarda, lo devo usare di più perché invece appunto io quello che faccio è molto identificazione, come ad esempio un'altra cosa, però non è solo identificazione, ci sono tanti modi di identificare. Uno, intanto, come dice anche Facebook, per me l'errore colossale, che l'ho sempre detto ai clienti, poi l'ho tratto in questo report di Facebook, dice che prodotti di bellezza, che si riferirà a quello soprattutto, solo il 3% delle ads ha un'immagine con un over 40. Ma quando una crema per... Quello è drammatico. Quindi, e quello, questo per me è identificare, già anche solo con Assolutamente questo. drammatico. E adesso ho fatto un'analisi per un asse ialuronico, gli ho detto, guarda, devi fare così, così, non usare solo le ragazze ventenni. Abbiamo poi fatto il target over 45, perché è quello che prende l'asse ialuronico soprattutto, perché che ha il bisogno, perché sul trentenne ci lavori, ma è più lungo convertire. Quindi un brand che andiamo nuovo online, ho detto, lavoriamo su questo che converte prima. Fatele fatto così, ho
ovviamente hanno usato le prime foto che avevano per andare su prima e sotto il commento è venuto fuori, guarda che come faccio a comprare questa crema, tipo che quella, come faccio a crederci che quella ha 30 anni e io ne ho 50. Quindi questo già è un concetto di identificazione. Il secondo, secondo me, poi il concetto che uso molto è il concetto, non so se è la parola giusta, però di partner, cioè partner, che concettualmente, se, come dicevo adesso qua, visto che si è collegato un po' l'ambulatorio eccellente, che è un cliente che ho seguito, lui è un temporary manager per i poliambulatori, ha questa pagina. E quindi quando abbiamo dovuto fare la scaletta dei video, ho fatto gli script, gli angoli, i trigger, tutto quanto, andiamoli a girare in uno studio medico, in un poliambulatorio, perché in teoria se dall'altra parte c'è una persona che è un responsabile del poliambulatorio, mentre scrolla, che non sta pensando a niente, ma vede un'immagine che vede tutti i giorni, potenzialmente si ferma. Stessa cosa, stai parlando di dentisti, magari, e vendi corsi per dentisti, non farlo nell'ufficio, parla che c'è uno studio medico, un studio dentistico dietro, perché potenzialmente la persona si ferma, perché in un attimo la mente riconosce qualcosa di simile, qualcosa che riconosco. E vedo che questa cosa a me sta funzionando molto. E l'ultimo su questo, invece, per arrivare appunto anche per segmentare, poi ti chiedo cosa ne pensi di questa cosa, a me stanno buoni risultati, sulla palestra, stavo proprio facendo per una palestra prima i nuovi video, nuovi trigger da fare per prendere le nuove audience. Adesso un audience è chi gioca pallet, perché appunto diciamo vuoi migliorare il pallet, guarda che di fare questi esercizi. Quindi padel. Il trigger pallet è quello del BTS. È quello che è cresciuto del 200% il prezzo. Sì, sì, scusa, sono un po' cotto in questi giorni, grazie. Il padel. E quindi c'è i video, c'era questa ragazza con la racchetta in mano da padel, che mentre si fa gli esercizi, facciamo esercizi proprio per, diciamo, rafforzare questa cosa, i movimenti. E perché? Quindi, in teoria, chi gioca a padel, se vede uno in una palestra che ha una racchetta in mano, dice, ma cos'è questa cosa? E si dovrebbe fermare. Stanno tutti costruendo tutte queste cose qua. Quindi io vedo che però questo è il contrasto, mi piace molto, questo è del... devo essere un po' più, come dire, sono troppo buono forse, sono troppo moralista. Ha fatto questo reel magico bellissimo pubblicato di recente, dove vado io, sono molto molto bravi nella creazione dei contenuti, a proposito di contenuto resistente, e c'è la protagonista di questo clip, di questo reel, che sente un odore in palestra, e sai che in palestra comunque senti tutti gli odori del mondo, no? Sì. Dai più acri, però il più acre in assoluto, lei comincia a annusare in giro, cazzo, una persona, cioè già l'idea del contenuto resistente è sentire cattivo odore in palestra e mostrarlo, no? E fa tutto il giro, che siano i bilancieri, che siano i guanti delle persone per i pesi, che siano le magliette, che siano le asciugamani, eccetera, e alla fine scopre che questo odore lancinante era l'odore lasciato dal barattolo delle proteine, perché il barattolo delle proteine riesce a produrre una puzza mostruosa, ok? Come dire, è un reel che ha una trama ironica, ma è una trama corrosiva dell'idea della palestra, hai capito? Cioè non è, come dire, è abbastanza di rottura della finzione scenica che la palestra sia quel posto figo dove esci trasformato. Cioè, no, cazzo, in palestra c'è una qualsiasi puzza di ogni tipo, ma la puzza peggiore è quella del barattolo di proteine lasciato lì 2 giorni, ok? Quindi questo fa parte anche di quei contenuti triggeranti che fanno parte di una sottotraccia verista, no? Di quello di dire la verità, ecco. Sì, e poi secondo me questo qua appunto è un trigger di quel grafico, quello in altro appunto di Facebook, che dice devi fare tanto brand. Questo è fare brand, è triggerare, non ti sto vendendo nulla, però ti sto venendo sempre in mente, mi stai guardando, stai facendo familiarità con un contenuto che oggi non vende nulla, ma in realtà sta mostrando chi sono, anche dico in questo caso i valori, però insomma tutto quello che c'è dietro è di quella parte lì, e secondo me è fondamentale oggi dire ai brand, cioè abbiamo campato con la conversione, no? Cioè, facevi conversion e il piano editoriale era finito, cioè non ce lo, cioè, lo guardavano in pochi, era quello del cugino, lascialo lì, e invece come stanno andando le cose, sia da una parte sia l'algoritmo, ma soprattutto anche le persone, perché secondo me qual è il concetto di fare anche questi contenuti? Perché ce n'è bisogno oggi? Magari 3 anni fa non ne parlavamo. Io la colpa la do agli influencer, ai creators, cioè le persone si sono abituate, questo è il mio punto di vista, abituate a
identificarsi appunto in un creator, se essere abituati che tutti i giorni ti fa queste cose, ti fa queste stories, questi reels, e quindi potenzialmente se il brand non le fa è come se non riuscisse, in questa parte di piano editoriale, a parlare con l'utente. Quindi io la vedo un po', io la spiego così ai clienti, cioè non puoi più farlo, non puoi non più non farlo perché si è allungato il funnel, la persona è iperconsapevole, si è ipercompetizione, quindi per scegliere te, oltre alla conversione, il problema bisogno che converte una parte, ma per convertire quell'altra devi lavorare più su questa parte di brand, perché è stata viziata da questa qua. Questa è un'idea che mi sono fatto, però io la spiego così, poi ognuno c'ha le sue. E per trovare questi contenuti faccio due cose, appunto, tornando all'analisi, dico, passo le ore all'interno della TikTok Discovery, perché la TikTok Discovery è la library dei contenuti che in organico hanno avuto più, in teoria, interazione e viralità concettualmente. E quindi io dico, se questi contenuti hanno già performato, poi se vai a vedere, sono contenuti appunto molto simili. Magari vai a vedere che sono questi del non mangiare questa cosa, se vedi che quelli che sono andati di più. Quindi lo puoi andare a replicare. Quindi sto tantissimo lì a cercarmi, diciamo, questi spunti da dare al brand. E l'altro anche molto su YouTube, perché su YouTube le persone vanno per imparare un qualcosa e ci dedicano anche del tempo. Quindi dico, se riesco a capire cosa vogliono imparare e riesco ovviamente a fare altri tipi di video, ma prendo quel concetto e lo porto all'interno del piano editoriale, secondo me è a engagement. Questo è il modo per fare, insomma, per non inventarmi il piano editoriale, ma farlo, insomma, su quello che le persone cercano. Sì, quello che consiglio a qualsiasi advertiser nel 2023 è che la triade, la sacra triade dell'ispirazione, metterei al primo posto sicuramente TikTok in questo momento storico a livello di ispirazione, poi sicuramente YouTube, e al terzo posto personalmente, ma qui è un mio bias lavorando molto col gaming, è Twitch ovviamente. Ah, per darti un'idea, lavori un mondo gambling, molto mondo, cioè una delle cose che spopola su TikTok sono le dirette live del scratch and win inglesi. Cioè, cosa sono scratch and win? È semplicemente i gratta e vinci. Sono okay. Delle live infinite dove in diretta streaming fanno scratch sui gratta e vinci, e tengono, la figata che tengono ogni volta a mano tengono il numero dei soldi vinti, cioè l'accumulo, okay. 5 euro. Solo che non tolgono mai non tolgono mai il conto, è classico del giocatore, e sono delle live con una quantità di seguito mostruosa, no? Cioè, e lì, come dire, cioè, immaginati il brand di Gratta e Vinci che utilizza questi come ambassador per creare delle rete. Naturalmente sono fonti di ispirazione, non è che devi, però sono no, guarda, per adesso sono fonti di ispirazione, anche come dire, anche la costruzione della trama del TikToker, della trama del Twitter, dello YouTuber, figuriamoci, ma è già più strutturato lo YouTuber, no? Sì, guarda, cioè, proprio ti aiutano tantissimo in termini, sì, di lavoro sull'advertising, quello, ma anche proprio lavoro per fare lo storyboard. Io proprio prendo, le scelgo in base appunto al posizionamento, alle buyer personas su cui devo parlare, ai problemi delle buyer personas, da lì poi vado a scegliere i video, perché ce ne sono infiniti, quindi quelli che scelgo, quelli che rispecchiano appunto il lavoro fatto di analisi prima. Ma su questo, oltre che appunto, poi dopo gli faccio proprio gli screenshot di dire, mi devi fare il video, anche quello che diamo ai creators, in questo modo, mi devi rifare queste sequenze, poi mi devi dire queste parole chiave, poi fallo e dillo come vuoi, però ci devono essere queste sequenze video e queste parole. E questo qua aiuta tantissimo appunto per i creators. In più, li giriamo, che lo condivido anche nel libro, un file Excel in cui faccio appunto vedere angolo, trigger, headline, copy del video, scaletta del video e scaletta delle parole. E quindi il creator che si trova questo, uno, gli agevoli il lavoro, da una parte, non lo limiti, ma anzi lo agevoli, perché poi dopo lasci spazio a lui, poi ovviamente può farlo come vuole, nel suo stile deve farlo, però lo aiuti, e soprattutto non succede, adesso si è abbassato molto, che ti arriva un video sbagliato concettualmente, perché l'hai guidato molto. Quindi da una parte appunto mi serve sia per fare queste scalette, ma dall'altra per me
è una fonte inesauribile di gente che ti fa i contenuti. Cioè, perché se io faccio come... perché qual è il problema? Quando vai a dire queste cose al brand, sia che deve fare i video per il piano editoriale o per il piano pubblicitario, deve fare dei gran contenuti adesso concettualmente. Ti guarda e così ti dice, io come le faccio queste robe qua? Allora, quello che sto adottando, ci sono assolutamente le agenzie che lo fanno, come Credit Dose, vai, paghi, credo che sia su dai 100 ai 150 euro a video, o se no, come stiamo facendo con questa startup di romanzi che porta all'interno del libro, ho reso il libro interattivo, cioè alla fine c'è un QR code, ti porto fuori a un webinar di 30 minuti, dove ripercorro tutti i passaggi del libro, performance, sia per Performance Max che per Facebook, non c'è TikTok, ma è uguale poi il concetto, e faccio cosa vedere? Che appunto abbiamo capito le buyer personas, abbiamo capito le leve, abbiamo capito quali contenuti fare, dovevamo farli. Come abbiamo fatto? Ho fatto hashtag libri da leggere, perché è una box di romanzi. Libri da leggere, libri consigliati, perché chi ha fatto questi post con questi hashtag è che ovviamente chi parla di libri. Siamo andati a vederli, non li abbiamo scelti in base, anzi, non abbiamo scelti quanti più follower aveva, perché non ci interessava che prendesse la nostra box e parlasse al suo pubblico. Ci interessava quindi di mandargli la box che fosse in grado di fare video nel nostro stile, come ci piaceva, e quindi abbiamo beccato delle pagine con bassissimi follower, 1000-2000 follower, ma bravissime nella creazione del contenuto, quindi le abbiamo contattate, ci hanno fatto questi video come chiedevamo e ci hanno chiesto anche un prezzo onesto, non ci hanno chiesto il prezzo di chi ha 30.000-60.000 follower. Che... Quindi in questo modo con i clienti sto rispondendo così per creare i contenuti. Perché la prima cosa che ti chiedono è quella, non so, quando vai dal cliente e gli dici Facebook è cambiato, una frase commessa è meno adset, cioè meno vai a doppiare gli adset, ma più asset, quindi più questa cosa qua. Ovvio, certo. E però il cliente ti guarda sempre male, con questa soluzione sto... è scritto lì. Quando esce Massimo? Il 14 febbraio! Così te lo ricordo. È un innamoramento! Eh sì, così ce l'ha. Uno un po' perché si è innamorato del marketing di questo lavoro, ma poi è una data che si ricorda, perché devo uscire a metà febbraio, ho detto quando lo faccio uscire, il 12, il 13, 14, scusa, quando potevo uscire. Sappi che te lo mando, adesso martedì, poi ti arriva quello... Vedrai che ti faranno... Una delle cose che più mi ha stupito quando è uscito il mio libro è la quantità di persone che mi ha scritto... Ma dove lo trovo? Ma dove cazzo lo vuoi trovare? Cioè, in libreria, non lo so. Cioè, è diventato un concetto molto strano comprare un libro in libreria. No, comunque, grazie che me lo mandi. Certo che te lo mando. Ma infatti, Francesco, facciamo la parte delle domande. Sono già le 7, cavolo, io mi sono perso. Sì, Francesco, sì. Se ti va, ti faccio entrare per la parte delle domande. Vediamo. Scusa, ma io non vedo. Nemmeno guardato i commenti. Guarda, faccio entrare Francesco. Vediamo se riesco a farlo entrare. Prova a richiedere. Grande! Ciao, raga. Ciao, salutare il maestro dal vivo. Marchetto, cioè, infatti l'ho chiamato live col maestro Marchetto, eh. No, ma infatti vedo che impari. Io vi ho visto qui, mi sto seguendo all'inizio, avete visto che stai alla fine, vi saluto. Cioè, no, ma c'hai 10 minuti da fare domande che le vado a ripercorrere se le trovo? Sì, comunque io vi devo dire una roba. Avete detto delle cose con cui non sono d'accordo. Vai! Ma è strano, è arrivata la polizia di LinkedIn. Mi delude. Devo dire, mi delude quando mi dice, mi parla del collasso del funnel, cosa che io credevo finché lavoravo con brand direct to consumer. Adesso che sto lavorando con dei brand un po' più grandi, mi sto ricredendo su questa cosa. Cioè, a volte ci sono delle comunicazioni che non hanno alcun senso dal punto di vista del marketing, eppure ci portano una valangata di vendite. E come ce le portano? Aprendoci l'audience su cui poi costruiamo una strategia di marketing a funnel. Un caso di cui abbiamo parlato anche nel Performance Summit era quello di Alessi. E quindi in realtà, non lo so, sono molto dubbioso su questo concetto di funnel che collassa, perché forse non è proprio così se i brand sono grandi. Non so come la vedete voi, però più grande è il brand, meno ha senso parlare di funnel che collassa, perché i clienti ce l'hanno già, i dati dei clienti li trovi lo stesso, i clienti riattivi anche con azioni di funnel classico, cioè remarketing a più livelli, no? Sì, ma infatti... Vai Enrico. No, vai.
No, 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 dicevo... no, vai, vai tu, che guarda, così no, guarda i commenti, vai Enrico, così guarda i commenti. No, 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 come dire, forse è meglio precisare che stiamo andando verso sicuramente un peggioramento del segnale e secondo me il messaggio da dare tendenzialmente al 90% di un pubblico che ci ascolta è un messaggio di, come dire, se tu fai come hai sempre fatto, rischi di avere un deterioramento del tuo retargeting. Quindi, accanto a quello che continuerai a fare, che è ovviamente del retargeting, che non è che probabilmente non dovresti più fidarti di strutture così lineari e provare a evolvere la tua sequenza di retargeting. Quindi nessuno dice che è evidente, il funnel non esisteva né prima e non esiste adesso. È ovviamente una semplificazione. Però quando tu devi portare, come dire, altrimenti non esisterebbero i modelli di marketing, sono delle cose che non potresti insegnare all'università, perché sono cose che non esistono in natura, ma sono semplificazioni di ciò che accade. Molto probabilmente nel 2023, quello che si tende a dire, poi ovviamente ci sono sempre un sacco di eccezioni, è che il modello di semplificazione come l'hai conosciuto, cioè a step lineare, come dire, forse sta cominciando a mostrare dei segni di cedimento. Dei cedimenti di tipo tecnico, assenze di sempre di più di segnali, ovviamente non riguarda chi ha dati di prima parte, di chi ha tanto traffico, eccetera, però per i poveri cristi forse questo è da mettere in evidenza. Poveri cristi, sì, però chi ha povertà di segnali. Questo è frutto di un errore dato da un insegnamento sbagliato, cioè quando si considera il funnel come un funnel o il processo d'acquisto come un sistema di audience fredde, audience di marketing e tutti gli step eccetera, è sbagliato. Quello che dobbiamo fare è fare il funnel con i messaggi, poi più grandi siamo, certo, che è un po' quello, certo, che dite voi, però bisogna che sia un po' chiaro questo concetto, perché altrimenti quello che io ho visto ultimamente e lo vedo sempre più spesso fare da agenzie che ascoltano a pezzettini quello che diciamo è cancellare le audience di marketing, lavorare a frequenza 1, 1.5, ok? Che quindi fondamentalmente non rimane in testa nessuno, e poi lamentarsi che Facebook non performa più. No, volevo rassicurare tutti quanti che non ho spento nessuna campagna di marketing. No, che, ok, no, nessuno no, ma... business manager. Francesco, okay, mi ha proprio detto quello prima, guarda, proprio mi ha detto quello, che appunto l'errore... che se diciamo che il funnel è collassato e basta, succede quello che proprio hai appena detto tu adesso, cioè che poi magari le agenzie prendono un pezzettino, chi prende solo un pezzettino non ragiona, va a spegnere. Se invece appunto... ne ho visti cinque, ma io dal 2012 che rompo le balle sui retargeting quando c'erano affiliati che campavano... Lo so anche che Enrico sa come funziona questo gioco. No, ma guarda, mi ha parlato prima... E appunto dicevamo, potenzialmente può collassare a livello tecnico, perché l'impostazione dell'account sia di Google che di Facebook a livello tecnico è cambiato l'impostazione del retargeting, però appunto come dicevamo, invece a livello strategico e a livello di contenuto non è cambiato, anzi, okay, infatti dicevamo, okay, mi rincuorate perché... No, guarda, ho visto delle cose che non dovrebbero esistere su questa terra. Ma non oso immaginare. No, da un punto infatti, di vista... concettuale teorico, il retargeting, che è un territorio già molto esplorato, ok, è molto meno interessante di esplorare un territorio inesplorato, che è quella fetta di frequenza alta in fase di upper funnel o di prospecting, chiamiamolo come vogliamo, dove quello è un concetto inesplorato, mentre il retargeting è già molto più esplorato, è molto più affascinante usare questa provocazione di Alessandro, che dice ogni volta che fai frequenza superiore a 1 stai facendo retargeting. È più intellettualmente interessante andare a esplorare questa cosa qui, perché il retargeting, non dico che sia un gioco svelato, anzi, però ci si è lavorato tanto in termini teorici, si è lavorato molto molto poco in termini di quello che un tempo potevamo chiamare upper funnel. È qualcosa di ancora molto studiato. Perché? Perché è ancora concepito con un'idea terribilmente televisiva, perché siamo figli
la Bocconi è figlia della televisione ancora, quindi diciamo che l'ho sganciata, l'ho grazie. Se sganciata. mi più scuola holding, meno c'è bisogno Bocconi, di andare ritorno. un po' oltre quell'idea di awareness che è un'awareness terribilmente top down e terribilmente broadcaster, come si Sì. direbbe. No, guarda, Francesco, sono contento che hai sottolineato questo perché appunto nel libro do gli 8 blocchi, gli 6 blocchi di retargeting e come dicevo prima, io in frequenza il retargeting vado 8-10 mi inizia a performare, 7-8-10 mi inizia a performare perché dicevo, avendo tante creative di retargeting posso permettermi di andare anche 10 in frequenza perché in realtà avendone 20 concettualmente mi prendo 1.20 quella, 1.80 quella, 2.40 Vuoi quell'altra. frequenza aggregata, giustamente. Bravissimo, bravissimo. Invece la singola, quindi concettualmente non ho stancato l'utente potenzialmente, ma anzi, avendo creato poi quelle creative, rispondendo alle sue domande, sapendo quello che potenzialmente anticipando i suoi dubbi, sapendo che vuole recensioni, sapendo che vuole autorevolezza, sapendo che vuole sapere caratteristiche tecniche, sia emozionali, gliele metto lì, quindi in teoria non lo stanco. E io, come dico, io a un certo punto, poi è il mio modo di fare marketing, non c'è la sua strategia, tutte le strade portano a Roma. Quello che succede col tempo, un account maturo, una grandissima fetta di budget è nel retargeting, perché se. Ecco, anche lì, Max, però devo dirti, e questa invece è una cosa che ho imparato da business più piccoli, che bisogna stare molto attenti. Ne ho parlato qualche settimana fa su LinkedIn, perché un nostro cliente l'anno scorso era convinto di crescere, ma in realtà non stava crescendo. Perché? Perché avendo spostato sempre più budget in remarketing, perché crescevano le audience, cosa succede? Ci siamo dimenticati che servono anche Dicono. gli utenti nuovi. E quindi il fatturato cresce. Però il costo per nuovo acquisto cresce di conseguenza. Perché? Perché cresce di sua natura. A un certo punto hai un costo per nuovo acquisto, NCAC, chiamalo come vuoi, il costo di nuovo acquirente, che cresce, che però è mitigato a livello di fatturato dal retargeting che continua a alzare il lifetime value. Però di fatto ti distrugge la cassa, sta roba. E l'ho spiegato con un esempio più pratico. Sì, mi Quindi bisogna ricordo stare quel molto posto. attenti. Cioè, ragazzi, fate i conti per piacere, perché sennò mi fate male. No, Perché assolutamente. un conto è l'advertising, un conto è quello che facciamo noi, che noi non lo sappiamo fare perché lo vediamo tutti i giorni, ma a volte, cioè, io sono terrorizzato da quello che sto Ma vedendo tutti i infatti, ti ho giorni. scritto l'altro giorno sotto il tuo posto, ti ho scritto poeta, perché hai Io ho fatto visto, tutto ma in cacca. raga, io ho paura, molto di più. È finita la Golden Age, ma sto vedendo delle cose da gargoyle in giro per gli account ed è pauroso tutto No, questo. ma è tutta una Vabbè, mente. E poi guarda, cioè, è io colpa mia, un'altra. credo. Cioè, E poi diciamo. sai qual è l'altro grande errore che fanno nel retargeting, che viene fatto in valutazione del retargeting? Questo a monte, non quando si sta poi magari appunto del tempo più scalando, tenendo, consolidando il brand. È che quando tu l'attivi, uno magari metti solo due o tre creative di retargeting. Per me, appunto, con tutte le domande che ha l'utente e il tempo che si è allungato. Per me è pazzia mettere solo due o tre creative, ma soprattutto cosa fanno? Cioè, tu valuti il costo di conversione del retargeting nello stesso momento in cui stai valutando il costo di conversione del pubblico nuovo. È proprio concettualmente sbagliato. Cioè, io quando dico al cliente, guarda, ti metto sul retargeting così, 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 ti faccio vedere. Poi questa campagna qua la guardiamo fra 14, 20, 30 giorni, nel senso per vedere il costo di acquisizione, perché. Se una parte, visto anche dal vecchio Analytics, che vai a vedere quando le persone convertono al secondo dei giorni, ti accorgi, questa data la capisci, questo numero, e quindi dico, queste persone le andremo a convertire fra 20 giorni, che poi fra 3 mesi si alimenta sempre, quindi a un certo punto si stabilizza il retargeting, perché campa quei 20 giorni prima. Però se lo fai nel momento del top of the funnel, che va a prendere la parte bassa di pubblico, No, hai ma finito. io lo, cioè, sono d'accordo, penso, non so Enrico se hai fatto un po' di audit ultimamente di account, ma ultimamente ho visto cose, sono sconvolto. E ci vuole, cioè, nel senso, di solito sono pronto a tutto, ma è così, quindi va bene. Sì, no, perché appunto passa il messaggio della frase. Questo è un po' la Il cosa. problema è quello, passo il messaggio della frase Qua con là il posso farmi contenuto. la marchettata, scusa, qua l'ho Ma io ce l'ho a spiegato. casa il libro, sono in ufficio, non sapevo che c'era, cioè l'ho scoperto al Ma volo. io aspetto con ansia la tua recensione, Francesco. Cioè, voi due siete le prime persone che l'ho Ma mandato. perché io Cioè, il post verticale, ho il libro verticale? perché la copisteria nuova me l'ha stampato così. Lo Ah, è che io stesso. sono cieco, Enrico,
poi quindi me l'ha fatto in versione gigante, così posso guardarmelo proprio come così, mi metto in, così. E, ma quando arriva quello vero, in formato vero, che allora, se me lo mandi autografato lo rivendo su eBay, eh. 2K. No. Visto che abbiamo toccato il picco, cioè, e dobbiamo fare advertising resistente, comprate sto cazzo di libro quando esce martedì. Beh, allora vi racconto una cosa e voglio sapere la vostra opinione in merito. L'altra sera ero a cena con Giulio Xaet, che è un ragazzo che ha scritto, tra l'altro, un ottimo libro ultimamente. Devo finire è appena letto, uscito il suo libro, no? Ha uscito il suo sesto libro. E mi ha chiesto, secondo voi dovrei fare il growth hacker? Cioè regalare il mio libro per 15 giorni a gratis o a pochi soldi e poi sperare che questa cosa vada a vendere sempre di più? Oppure io valorizzo il mio libro al giusto e chi vuole lo compra e chi non vuole non lo compra? E tu gli hai risposto, chiedi a Massimo. Io gli ho detto, dipende se vuoi fare la mossa Giacchino, la mossa Gaito o vuoi fare l'autore boomer. E poi io ho citato te, Enrico, come autore boomer, che tu non hai mai scontato niente. Eppure hai sempre venduto, mi sembra. Quindi Max non ha mai scontato. Ah no, Max, tu hai fatto il lancio con lo sconto l'altro giro. E questa volta no, spero. No. Spero di no. Hai fatto con l'angata a 5 euro e perdi cash. E poi ci sono degli altri casi in cui solo per oggi, a partire da domani, c'è il libro scontato. Credo che la prima promozione che ho fatto del mio libro è stata una storia. Ero in palestra, avevo appena imparato a fare la verticale. E di solito faccio la verticale mettendo un cuscino sotto il libro. E invece ho usato il mio libro, cioè, questo è placement, è bellissimo. Ho detto, cioè, nel caso potete anche usarlo, è un libro di peso, potete scrivere, cioè, delle cose bella proprio, questa proprio stato... da copy anni 60. Sì, credo sia stata una delle tipo quattro promozioni del mio libro. No, ho questa resistenza un po'. Anch'io sono della stessa idea, nel senso che se devo fare le marchette le faccio gratis, cioè faccio un contenuto, lo do gratis e basta, non per poi vendere di più. Però io sono fatto così, io non sono un growth hacker. Infatti io, come vedete, ho una maglietta, un maglione colorato, non ho una maglia nera, che questa è già una maglietta sostanziale. È già una sostanziale differenza. Non hai un dolce vita aderente. Sì, ma lui invece è un imprenditore, vedi che lui è un imprenditore che c'ha il dolce vita. No, sono curioso, guarda, avevo visto, mi stava girando attorno l'altro giorno e lui, non lo conosco personalmente, ma lo conosco per letture precedenti che ho fatto sue. Molto, molto interessante, devo dire. Persona estremamente interessante, soprattutto perché ci sono andato a cena con, lui, il Mattia di Legolize, quindi una mente illuminata, Mattia Marangon, e un altro e un po' di altri ragazzi. È veramente stata una cena molto, molto interessante. Se capitate a Milangeles, entrambi, ripetiamo così. Quando si mette al prossimo evento, Francesco. Per il pubblico, il libro si intitola Da Grande. Non è mai troppo tardi per capire chi potresti diventare. Ecco, va, abbiamo fatto anche la marchetta. Poi se vende di più... istantaneamente. No, se vende di più ti facciamo mandare le royalty, Enrico, però. Cioè, ti facciamo mandare No, mica lo dico, ma siccome è una figura interessante lui, e aveva scritto, cioè, non conoscendolo personalmente, vabbè, chiaramente il giudizio è spesso influenzato dalla conoscenza personale, però avevo letto un suo vecchio libro, che mi era piaciuto parecchio, e sono curioso, quindi, cioè, grazie per questa cosa, così mi è venuto in mente, visto che siete due tipi di autori diversi, o meglio eravate, perché adesso siete entrambi due autori affermati, però magari all'inizio uno dice non so cosa fare. Che gufata, Francesco. Dai, avete venduto più libri voi che metà degli starlet esistenti. Non è che sto a dirlo io, lo dico. Questo non mi lamento, ma perché stiamo aspettando il tuo. Sì, io dico sempre aspettate quando faccio il lancio, io lo faccio è record, è proprio un lancio, cioè tipo un giorno dico, raga, ho fatto un libro, compratelo, così tipo alzandolo, però no, non succederà. O meglio, dovete dirmi su cosa scriverlo, allora lo scrivo, se no non so. Guarda, Francesco, ogni tanto ho fatto la battuta, io ho venduto quasi 7.000 copie, sono tipo 6.900, sto aspettando che arrivi a 7.000, e dico, ce l'ho fatta solo, ma dico sinceramente, l'ho fatto un paio di volte con colleghi che ti conoscono, è perché Agostini se non ha fatto il libro, lo dico sinceramente. Io non scrivo, non lo so,
è una cosa che mi viene male di scrivere un libro. Cioè, l'ambizione è fare un libro eterno, ok? Perché questo è colpa di Enrico che mi ha spiegato questo concetto una volta. E il suo libro ultimo, il tuo libro, Enrico, è ancora buono dopo 3 anni. Quando è che è uscito il Facebook? 2018, mi novembre 2019. 19. 2019 il secondo, sì, esatto. Quindi sono, insomma, 3 anni abbondanti ed è ancora buono, nel senso ho cambiato un po' gli screenshot, ma i concetti fondamentalmente sono concetti che se uno ci ragiona li può applicare. E quello è il concetto del libro eterno per me, eterno per quello che è il digital marketing attuale. Poi continuo a leggere Lesbinet, quella gente lì che fa le stesse cose da 50 anni e dico, voglio arrivare a quel livello prima di scrivere un libro. E mi serve ancora un po' di studio, mi sento un po' scemo. Ora, raga, io sono fatto così, se faccio le cose cerco di farle. Hai tutto il nostro rispetto. Assolutamente. Però quando lo farò vi invito per una live, così lo posso fare con le cose. Ti sei pettinato per venire in diretta? Com'è? Sei pettinato come Rick Astley per venire in diretta? Sì, no, in realtà è un caso. È un caso, ragazzi, io non mi pettino mai, anche ho i capelli corti, sono pettinati da soli. Ma invece rispondiamo a 2 domande, visto che c'erano. Sì, sì. Allora, io Flavio non provi le scatole, però... Flavio Mazzanti chiede se vince Mengoni a Sanremo, se vogliamo. Io punto su Lazza, raga. Lazza è il campione di streaming e le agenzie vincono Sanremo, non i cantanti. Ricordiamo. Io ho scommesso su Mengoni. Io sono una Gen Z dentro, quindi... Poi? Quindi è l'insight, non vale. No, non ho l'insight, dico a caso, perché io spero, perché c'è il mio amico Yas che lavora per Mazzete, eccetera, siccome Lazza è nel loro roster, sono contento se vincono. Pazienza. Chiedono un bottone per il pre-order, comunque. Non so, no, posso dire, è una marchettata. Il pre-order Amazon non te lo fa fare, purtroppo, quando lo fai in self-publishing, però Simone Magazzù mi ha aiutato tantissimo a fare il bot. Quindi la figata, se scrivete anche nella live libro, qua sotto, parte il bot in automatico. Quindi vi arriva il messaggio perché è stato carinissimo Simone, ma ha ridato una... Quando siamo visti a Salerno, all'e-commerce hub, mi ha fatto venire il trigger che puoi rifare le sequenze fuori dalle 24 ore. Allora ho detto, adesso la rifaccio, perché avevo 1700 persone dentro, che quello l'ho perso comunque. Però invece mi piaceva, mi l'ho ricontattato, ho messo su... Mani chat, c'erano un paio di errori, con una chiamata in 5 secondi me l'ha messo a posto tutto e adesso funziona da Dio, quindi lo ringrazio ancora, l'ho ringraziato anche l'altro giorno da Studio Samo. E se scrivete libro qua sotto in qualsiasi altra post stories parte il bot, quello è il mio. Ok, se non funziona il bot dovete scrivere a Simone Magazzù. No, è solo in italiano, perché in inglese non va, mi sa. Non hai messo la keyword in inglese, no? No, no, ho messo solo libro italiano. Dai, un altro paio di domande, ragazzi. Qua. Sì, allora, guarda, così... grazie perché era un quarto e io non mi sono praticamente accorto la prima ora. Quindi, allora, qua ce ne sono due. Una di retarget, una domanda su retargeting e una sul top of the funnel, cioè una... veniamo sul top of the funnel, che l'ho vista prima, così dopo andiamo un po' per logica. Diceva che fa affiliate, e quindi facendo affiliate, che di solito credo, no, è il concetto del si va a cercare di prendere la persona sull'acquisto d'impulso, e se c'era qualche consiglio da fare, perché sicuramente gli sono calate le conversioni nell'ultimo. No, secondo me è l'affiliate che deve dare consigli a noi. Anche secondo me, io qualcosina ho imparato ultimamente. Comunque ti do un consiglio al top of the funnel. Usa gli advertorial, i soldi sono tutti lì, lì, i soldi... Nei contenuti, ragazzi, i soldi sono nei contenuti, e i carrelli si alzano con i contenuti, gli affiliati sopravvivono con i contenuti, questo è la verità. Poi un'altra cosa che non ho ancora testato per bene, ma invece ho visto questo, è simile, l'avevo visto su un articolo, non ricordo, la chiama la jump page, che a posto di mandarti sulla scheda prodotto non ti manda né sull'advertorial, ma ti manda sulla pagina chi siamo. Tanto advertorial condivido pienamente, perché Nico Nuzzi insegna, c'è una carta, quindi se dice Nico Nuzzi è da fare, ma dall'altra parte, questa parte qua che ti mando sulla pagina chi siamo e poi da lì ti porto sulla scheda prodotto. In questo
Cioè, se, avete... se sei qualcuno, sì, se sei un affiliato, meglio che non li mandi. No, sull'affiliato magari no. Che finisci arrestato, tendenzialmente. O c'è, un, o c'è il dottor, come si chiama, Nazarian, quello del... quello delle cliniche impossibili lì che ho messo come va bene. Un'altra invece è per chi non si occupa di e-commerce ma di sanità privata, potrebbe andare sempre bene il retargeting concepito con l'obiettivo traffico? Ma io me ne vado, scusate. Vai. No, se n'è andato per obiettivo traffico, se n'è andato, io lo so che se n'è andato per quello. O sbaglio, una schiepe tipo Homer, capito? Beh, spiegaci perché non ti piace questa cosa dell'obiettivo traffico. Perché buttate soldi, ragazzi. L'obiettivo traffico, l'obiettivo reach e l'obiettivo notorietà sono fatti per brand grandi che vogliono aumentare e riempire il loro upper funnel. Non sono fatti per fare retargeting, non sono fatti per fare altro. Perché comprano spazio, ok? E click. Nel caso del... voi volete conversioni o lead, quindi chiedete conversioni o lead. C'è scritto il nome dentro negli obiettivi e quindi pagate meno i click, ma sono click di qualità minore. Perché? Per colpa di quel maledetto messy funnel di cui parla il nostro amico Max e Google prima di lui, non tutti i momenti sono uguali. È anche un po' quello che è il motivo per cui si chiama Facebook Moments, mi pare, non dico questo, che te lo spiegano, che se tu lavori solo a frequenza e copertura non funziona, ma devi lavorare a momenti. Un utente nella sua giornata, se ti vede in un momento rispetto ad un altro, ha un impression che vale di più o di meno a seconda del tuo obiettivo. Motivo per cui tu non puoi scegliere di usare traffico in retargeting, perché sì, compri un click, ma lo compri in un momento in cui, statisticamente parlando, l'utente non è pronto a fare l'azione che tu desideri. E quindi in pratica non ottimizzi per quello che vuoi, ma ottimizzi per dei click. E click non è scale, è click. Certo. Aggiungo una credo, cosa, che, poi. Una cosa che ovviamente è banale per chi fa advertising, ma è sempre meglio ribadirla. Quando tu scegli un obiettivo di campagna, dai un incarico all'algoritmo, cioè lo incarichi di fare qualcosa. È proprio, gli dici, algoritmo, per favore, fai questa azione. Quindi, se tu, e l'obiettivo, cioè l'algoritmo ha questa caratteristica di essere molto intelligente nel fare quell'azione, ma non è tendenzialmente in grado di farne altre. Quindi, semplificando, se gli dai obiettivo copertura, l'algoritmo va a occupare i feed delle persone, ok? Quindi, ma non portandosi dietro nient'altro. Non si porta dietro click, non si porta dietro ingaggio, non si porta dietro conversione. Cioè, fa esattamente l'obiettivo per cui l'hai comandato. Se tu gli dai obiettivo traffico, ok? L'obiettivo traffico non ha un obiettivo necessariamente di atterraggio sul sito web. Perché il primo obiettivo traffico è far cliccare sull'inserzione. Il click all'inserzione, un click a un'inserzione, non corrisponde l'atterraggio per forza, perché per tutta una serie di motivi la persona potrebbe... Quindi la prima cosa che cerca l'algoritmo è la predisposizione al click su quell'inserzione, a cui non necessariamente corrisponde un atterraggio. Ecco perché anche in fasi upper funnel si tende a dare una connotazione un po' più marcata, dare una responsabilità in più all'algoritmo. Quindi gli dici, non fare traffico, fai una conversione, anche se è light, ok? Anche se è leggera, anche se è un view content, anche se è uno scroll, anche se è un time on page. Cioè si tenta di responsabilizzare di più l'algoritmo nel suo rapporto di conversione in fase di atterraggio. Di base, credo nella mia storia di non aver mai fatto una campagna di retargeting con obiettivo traffico. Credo di non averla mai fatta nella mia... Cioè, ne ho fatte con l'obiettivo di copertura, ma non di traffico, mai di traffico. Concordo. Sì. Guarda, faccio l'esempio adesso del bot, appunto. Intanto sono d'accordissimo che il concetto è chiedere all'algoritmo quello che vuoi, anche se costa di più il traffico. Ed è l'esempio del bot. Sono partito subito con l'obiettivo conversione di contatto. Andata, convertiva, CPM a 16 euro,
il costo conversione era accettabile, ho detto però cavolo, 16 euro, ho detto dai, anche se lo so che non devo farlo, ho detto però dai, ho messo del budget, ho detto lo faccio, metto traffico, tipo 2 euro CPM, una valangata di traffico con tipo tempo sul sito 12 secondi, ho chiuso tutto, e perché il costo conversione, cioè purtroppo è così, cioè non dovete guardare il CPM, ma il costo che poi dovete guardare quello che vi serve, magari, che poi il punto è anche lì, dovete guardare quello che vi serve, non quello che in teoria, perché è sempre lì, è un problema di linguaggio. Negli anni si è parlato di apportare traffico al sito, in realtà noi dobbiamo portare traffico qualificato, dobbiamo portare persone sul sito nel momento in cui fanno un'azione. Poi, chiaro, c'hai un budget tendente all'infinito, oppure stai facendo campagne come quelle di Upper Funnel di Enrico su Sanremo, di cui parlavate all'inizio, non è quello il punto della copertura, è un altro gioco, ma se tu vuoi... È un altro gioco, certo. È un altro gioco, è completamente un altro gioco, ma le facciamo anche noi le campagne di copertura e notorietà. Cioè, c'è un caso famoso di un nostro cliente nel quale io e il buon Maragno, che ci lavoriamo insieme, siamo entrati come i campioni dicendo raga, qua le campagne che fate voi a notorietà e a reach dobbiamo ammazzarle tutte, ok? Allora le abbiamo ammazzate tutte, abbiamo messo tutto a conversione, tempo 3 mesi, il cliente ci chiama e dice ho cambiato, ammazzo voi, perché abbiamo perso quote di mercato e abbiamo perso ricerche e traffico direct, quindi di conseguenza mi sa che la scelta non è stata quella più appropriata. Vogliamo tornare indietro? Siamo tornati indietro, ma lì i budget sono corposi e sufficienti per costruire una frequenza in upper funnel, che adesso non ricordo cosa dice Facebook adesso, ma credo sia 2 o 3 ogni 2 settimane. 2.25, perché mi ricordo, ecco, il report. Sì, che... vedi? Cioè, e poi secondo me dipende anche da che brand sei, perché se sì, sicuramente devi andare anche più su, forse, o forse no, io vado molto se sei su, retail diciamo. O no, cioè ci sono tante variabili, quindi anche lì prendere il dato è quello che è. È il motivo per cui non scrivo un libro, ci sono troppi dipende. Io sì. Mi ricorderò sempre un post di Enrico di tantissimi anni fa, in cui, quando io ancora spendevo pochi euro, lui spendeva già i soldoni, e lui dice, cioè, potrei dirvi che se non avete soldi non potete fare Facebook Ads, però c'è Agostini che sostiene il contrario, quindi dipende. Un po' dipende, però dipende dai casi. Adesso, penso fosse il 2017, quindi erano mondi diversi. Era il 2017, me lo ricordo. Quindi erano dei modi diversi in cui effettivamente con poco qualcosina si poteva fare. Adesso no, però... Lo dici sempre tu adesso, Francesco, se non ce li hai. Ma perché si vede, non sono io a inventarmelo. No, cioè, poi anche l'altro giorno l'hai fatto, in un post ricostruendo, ok, costa, è questo, quindi questi sono i click che ottieni, questa è la conversione, come ci stai dentro? No, ma è proprio questo il punto. Non puoi. Un altro punto, tu, in una frase, tu hai detto, prima si faceva così, io mi ricordo di fare Facebook Ads nel 2012 e mi ricordo che iniziamo a fare il top of the funnel con l'obiettivo copertura, l'MF col traffico e il BF con la conversione. E quindi molti sono rimasti arroccati lì. Il problema è che adesso è totalmente cambiato tutto. E quindi, come facevo così prima, mi hanno detto di fare così. Se quello non si è aggiornato, però è un problema. È colpa dei formatori. In realtà è quanto colpa costerà il libro? Cosa è, Enrico? Quanto costerà il libro? Non l'ho ancora deciso. No, l'ho deciso. Lo dicono... Beh, no, siamo a 94 persone live. Ditelo voi, sì. Facciamo un sondaggio, secondo me. Quanto lo paghereste questo libro? Guarda, no, se ci mettete che più costa, maggiore la possibilità che ci facciamo un inserto live, così facciamo un'altra live. Facciamo... Sì. No, ecco... 100. Comunque ho visto qualcuno che mi chiede dove ho comprato questo maglione clamoroso. Questo è Paul Smith, collezione non outlet, quindi solo un negozio dell'anno scorso. E mi è costato un occhio della testa, però è veramente clamoroso, ragazzi. Guarda che colore è già del fluido che è. Sono una genzetta. Va bene. Sono una bella genzetta. Però sulle live non scappare, Francesco, io che ti ho davanti a tutti, così ti metto l'angolino. Quando ci mi dai disponibilità, se ti va, Sì, Max, sicuro. Dunque, non mi dire il 2024. No, tra il 2 e il 16 di marzo. Va bene. In quella fase lì, deciso, però
all'ora di pranzo, cioè, oh, cosa fai stasera? Facciamo una live? Ma guarda, okay. Tu anche settimana prossima, se c'è un buco... Devo fare un corso nuovo con marketers, ragazzi. Facciamo finalmente un corso per la parte orizzontale della T, perché abbiamo sempre fatto i corsi verticali, adesso li facciamo un nuovo corso base, uno start, in cui parleremo di Facebook, parleremo di TikTok e parleremo di Google, perché nessuno parla di Google, ma Google è una figata. Cioè, è un po' una merda, ma insomma, è una figata da utilizzare. Io non parlo di Google perché non ne sto un cazzo, questa è... E io per fortuna c'è Elisabetta Gallucci. Ma hai tolto la parola di bocca. C'è Elisabetta, lo stavo per dire. C'ho anche Enrica, che per fortuna sono brave a parlarne, e cominciamo a parlare anche di questa roba, perché ormai io vedo anche gli annunci di lavoro, non cercano più meta advertiser, cercano advertiser. Quindi bisogna sapere fare un po' tutto. Certo. Tranne nelle agenzie verticali, come possono essere in parte la mia o quella di Enrico, dove noi cerchiamo ancora i vertical, ma il mercato, le aziende cercano altro. Ok. Ma perché nessuno parla di Google? Perché nessuno sa un cazzo, Federico. Nessuno sa niente di Google. È più tecnico. Io però nel libro faccio anche gli asset per performance max, che Elisabetta mi ha provato il mio schema, lo sai che mi ha provato lo schema Elisabetta. Sì, quindi so tutto, quindi... per fortuna. Infatti mi ha detto, oh, c'è Max che parlerà di Google, ma il mondo sta per crollare. No, non parlo mai di Google tecnico, ma neanche di Facebook tecnico, non ne parlo assolutamente. C'è una domanda difficilissima, io... Vai, l'hai vista tu, non l'ho vista, quale? Poi dopo andiamo... Invece l'obiettivo traffico ottimizzato per impression e un'altra campagna di interazione con le stesse creatività e obiettivo view content sul sito web, avrebbe senso? Io non rispondo, scompaio. No, non lo so, con... ottimizzato, non so, forse hai capito qualcosa che io non ho capito. No, il punto è, se io uso obiettivo traffico e posso ottimizzarlo per click, lo ottimizzo per impression, quindi per comprare spazio. Certo. E poi utilizzo una campagna è di fare con la stessa creatività e l'obiettivo più content, quindi verosimilmente lavoro sullo stesso pubblico, in un mondo di saturazione. Ha senso? No, perché l'ottimizzazione per impression è roba da big spender, ragazzi, sono cose da big spender. Voi volete Skay. Non si legge così. Non volete altro. Bello questo adesivo, comunque. Tu non ce l'hai, però, forse. È molto figo. Ce l'ho. Infatti me lo sono anche attaccato, ma non ho il computer qua. No, guarda, poi è entrato un amico che stimo tanto da anni, Lorenzo, e lui è uno dei primi che mi ha fatto di Mappendo, mi ha fatto vedere il santino alzati e fattura, quello è Milano imbruttita, sì, era quella. Però sai cos'è il punto, adesso poi io starei qua delle ore, ditemi voi, ma non vi rubo tempo che... No, e una persona diceva, però i consulenti Facebook ti dicono di fare obiettivo traffico, c'è anche molto quello, forse il problema... Basta non ascoltarli. ma lì è diverso, nel senso, esistono due... Cioè, tendenzialmente, se ricevi una telefonata dal Portogallo o una telefonata da Berlino o da Francoforte, è quel classico servizio di concierge di Facebook... dove c'è il consulente. Molto probabilmente, come dire, vieni contattato, cioè, nella maggior parte dei casi, il mestiere di queste persone è un mestiere giusto, cioè, nel senso, comunque probabilmente intervengono in un contesto di campagne dove le persone spendono dei soldi a caso, fanno i post promossi dalla pagina, eccetera. Quindi hanno un loro senso di esistere, ok? Ovviamente, una volta su 10, 9 volte su 10, beccano uno scenario di account dove, come dire, tende a buttare via soldi. Una volta su 10 invece beccano la persona che ne sa di più. Allora, in quel caso magari stride, no? Il fatto che ti consigliano le campagne traffico, quando in realtà magari hai già montato o un pixel, un conversion API che ti traccia degli eventi intermedi. Quindi, come dire, però quel mestiere lì io lo capisco, perché nella maggior parte dei casi agiscono con una forma di educazione, come dire, non andrai mai a correggere una D eufonica a un ragazzino di terza elementare, ok? Lo farei a una persona al terzo anno di università. Capita che a volte le persone telefonino, 9 volte su 10 telefonano a un ragazzino elementare.
una volta su 10 cioè, vanno a consigliare una cosa a uno che studia all'università, quindi prendetele con le pinze. Sì, ecco, ci stiamo dimenticando una cosa, Enrico. Questi ragazzi hanno 140 account, 130, 140 account da seguire ognuno di loro, e fondamentalmente hanno una formazione scolastica. Nel 90% dei casi hanno una formazione scolastica, vuol dire che hanno imparato bene il blueprint, ma probabilmente, qui facciamo l'esempio del tabaccaio, se il tabaccaio ha anche un'altra attività, perché il tabaccaio non si può promuovere, probabilmente ha più esperienze. Sono ragazzi che si vengono tanto certo. con la volontà. Ma Fede Romano che mi scrive ogni volta che ho parlato con i consulenti Facebook, ho tirato fuori più informazioni dal mio tabaccaio. Lo capisco, è ovvio. Ma il mio consiglio è smetti di parlarci, cioè non trai alcun tipo di vantaggio, prova a cercare altri referenti, prova a cercare altre fonti, non sicuramente il consulente Facebook, che per te e per il tuo livello di conoscenza, che immagino già solo per il essere in questa live sia più elevato della media, probabilmente non, come dire, non, potrebbero farti più danno che altro, no? Cioè, il consulente Facebook non è per te, non è per noi, non è per chi segue questa chat, è per le persone che fanno ancora boost post dai post della pagina, ecco, questo intendo. Tipo ieri sera sono andato a mangiare la pizza e c'era il proprietario che era contentissimo perché aveva fatto il sito e gli avevano fatto la campagna, il Google My Business, promozione su Google, su Facebook. E quando gli abbiamo chiesto cosa hanno fatto, mi hanno fatto promozione su Facebook e su Google, ma non sapeva come... Ma è giusto così, però io penso che ci siano due modi per approcciare la questione. Non sai niente, qualcuno fa qualcosa per te, uno è meglio di zero. Sai qualcosa, qualcuno fa qualcosa per te, sei in grado di discriminare se è una buona cosa o non è una buona cosa. Quindi a quest'uomo hanno venduto un servizio che gli porterà un cliente in più, va bene. Cioè non va bene dal punto di vista etico forse, ma dal punto di vista ci può stare. Era contentissimo. È sempre quello il punto. Cioè bisogna sempre capire che non è che tutti siamo portati a fare le cose difficili. E quindi anche lì, adesso appunto vi ho detto, devo rifare un corso base. Io non ho tanta passione ormai per raccontare le cose basi, però a un certo punto ho capito che servono. Cioè, vista la situazione attuale degli account in Italia, forse è meglio che ripartiamo dalle basi. E forse è meglio che ripartiamo dalla cultura di base sulle cose. Lato e-commerce, non so se avete visto, ultimamente io non parlo quasi mai di Facebook. Parlo del fatto che devono fare i conti, perché altrimenti le cose di Facebook non possono funzionare. Cioè, abbiamo rotto un paio di business l'anno scorso, capito? Francesco, c'è il titolo per il libro per te sull'e-commerce. Lo chiami Margine. Che stai, no, Margine, che lui giustamente si batte su quello, ragazzi. Cioè, sul sì, margine. Sì. No, ma volevo chiamarlo Sky e paura mai due. Però poi in Veneto potrebbe vendere poco. C'è una domanda, il blueprint serve? Vai. Sì, dal mio punto di vista assolutamente sì. È un ottimo biglietto da visita anche in fase di recruitment. Ci sono anche varie opzioni, insomma, puoi skillarti sull'aspetto creativo, sull'aspetto di media buying. Ci sono, cioè, per me è assolutamente... Tu l'hai fatto, Enrico? No, io no, però probabilmente quest'anno è l'anno giusto, però... Anche io ho questa cosa. I ragazzi del mio team spingiamo tantissimo affinché siano certificati in modo tale che abbiano... comunque un titolo, hanno un senso, cioè è anche una gratificazione rispetto a al percorso che fanno ogni giorno, ecco. Beh, tra l'altro, poi ripeto, per la mia teoria si impara sempre qualcosa, insomma. Mi pare che se sei agenzia partner neanche preferred come noi, in teoria sei anche dei buoni per farlo, quindi sì, assolutamente. Adesso non mi ricordo, ma so che c'è arrivata una mail la settimana scorsa che c'è... No, infatti è... Io ho certificazione. Tanto che appunto io, come dire, non ho... Sbagliando ovviamente, ma insomma, perché penso altro nella vita, però quest'anno sono proprio convinto di farlo, ecco. Io anche, però mi sa che non... Cioè, mi servirebbe troppo tempo per studiarmi le cose ma... Accademiche. Ma è come fai l'esame della patente se sei... devo fare la patente nautica io quest'anno, cioè, quindi ho blueprint patente nautica. Questo però posso dire che è la crisi di mezza età. Solo tu vai, cioè, è evidente, io, cioè, questa... No.
Questa casa svuota. Vedete, c'è una possibilità che io voglia Dubai davvero, ragazzi, a un certo punto per fare un viaggio. Ho paura che quando arrivo ci No, troviamo beh, ti rovini il brand, magari Francesco. No, non puoi, non devi fare stories quando stai lì, scusa. in chiesa. No, ma se arrivo dicendo sono qui, mi metto la maschera da Germano Milite, che saluto, e sono qui per fare il debunker, hai capito? Qualcosa. No, è incredibile. C'è questa possibilità remota. Adesso andiamo a Las Vegas per un evento anche lì. Andiamo a Las Vegas per un evento di marketing. Dici, cazzo, finirai a giocare al casino? Invece no, andiamo a fare un evento di marketing, davvero. Vedremo, vedremo come torni. Notte da leoni, Francesco. Sei Non è detto venuto che la compagine dentro. sociale di Loop sarà la stessa, lo sai? Franci, ti servono dei consigli, ne so qualcosa. No, ah, è vero, tu sei un grande. Bene, grazie, Ah, no, grazie. se Adesso ti scriverò servono. per. Di vita. No, vabbè, dobbiamo andare a Shop Talk, che è questo evento che tra l'altro sarà a Barcellona, e poi io vi saluto anche perché è tardissimo. Vi Anch'io. do uno spunto per un evento figo. A Barcellona a maggio fanno questo evento che si chiama Shop Talk, costa un po', però è di un livello assoluto. Ci andiamo con Alessi, noi, con il nostro cliente Alessi, e con Pablo di Alessi, che è stato speaker. Sì, E mi ha Michele. fatto vedere delle cose, adesso andiamo a Las Vegas e poi sarò anche a Barcellona. Se cercate un eventino per quest'anno, pensateci perché è figo. Cioè, c'è gente, c'è tipo il capo di Google, capito? C'è Sergey Brin che parla. Non a Ma cioè, è a quello è Barcellona? diverso. A questo shop Barcellona talk? non ci sono ancora i nomi, però molto figo. Sarà tanto. Bene, salutiamo. Ragazzi, sì, io vi ringrazio di cuore Scusate l'intrusione, infinitamente. io Ma volevo solo che? salutarla. Ti speravo che ci fossi per le domande. Enrico, 14 febbraio, San Valentino. Sky, Escape. punto mio, non so dove mi vedete, Sky nel libro. Ragazzi, grazie, grazie di cuore, davvero. Buona serata Grazie e grazie. a te, a Un presto, abbraccio, ciao a tutti, ciao, cioè, grazie ciao. ancora, ciao.